Con l'arrivo del nuovo anno scolastico, al via le nomine dirigenziali presso alcuni istituti della nostra provincia, pubblicati ufficialmente sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale. Giuseppe Baldo andrà a dirigere l'Istituto Giovanni XXIII di Cammarata. Marilena Giglia si sposterà all'Istituto Comprensivo Manzoni di Ravanusa. L'Istituto di Bivona, Luigi Pirandello, andrà a Giuseppina Gugliotta, proveniente da Enna. All'Esseneto di Agrigento va Brigida Lombardi, già dirigente alla Bersagliere Urso di Favara, dove arriverà Rosetta Monreale. Al Pirandello di Porto Empedocle Maria Paola Raia, proveniente dal Crispi di Ribera, mentre al Falcone Borsellino di Favara in arrivo Sandra Scicolone. Al Martin Luther King Mirella Vella sostituisce Salvatore Pirrera. Mentre al Liceo Classico Empedocle la nuova dirigente è Marika Erika Gatto. Dopo un decennio di dirigenza al liceo Empedocle, va in pensione la dirigente scolastica Anna Maria Sermenghi per raggiungimento dell'anzianità contributiva e che tanto ha dato all'Istituto Agrigentino. Certo, indubbiamente questo è un momento molto particolare della mia vita, un momento al quale sono arrivata forse senza neanche rendermi conto degli anni che nel frattempo sono passati. Perché vado in pensione? Semplicemente perché mi ritrovo ad avere raggiunto il requisito del massimo della contribuzione, devo dire non ancora per limiti di età. Dunque è stata anche una decisione, una scelta, ma una scelta che è maturata anche in ragione del fatto che, ripeto, sotto il profilo del servizio, mi sono ritrovata in una condizione, diciamo, abbastanza favorevole. Non è in contraddizione dire che, ecco, mi dispiace anche pensare di lasciare alle spalle un'esperienza così bella quale è il lavoro che io ho finora svolto, per tutte le esperienze che esso mi ha riservato in diverse istituzioni scolastiche e in ultimo in questi 10 anni trascorsi appunto al liceo classico Empedocle, che sono stati appunto straordinari. Però ecco, ritengo anche che queste fasi della vita vadano un po' elaborate. Vadano elaborate perché bisogna anche pensare che a un certo punto ci si adatta ai cambiamenti e che comunque la vita possa essere anche scoperta e valorizzata in tutti i suoi aspetti, per tutto quello che può anche riservarci in ordine ad un tempo anche ritrovato, che potrebbe essere un tempo ritrovato sicuramente per gli affetti familiari, per gli interessi personali, per tutta una serie di, come dire, di esperienze, di interessi che finora, devo anche dire, hanno avuto anche poco spazio, perché vero è che questo lavoro è stata per me un'avventura meravigliosa che avrebbe potuto anche ancora continuare per alcuni anni, però è anche giusto dire che i risultati, insomma, il percorso compiuto, le gioie che ne sono derivate, ma anche un po' il vedere fiorire tanti bei progetti all'interno della scuola, sono indubbiamente anche il frutto di un lavoro che non ha concesso sconti di alcun tipo né alla vita privata né alla dimensione personale. Un lavoro che è sempre iniziato la mattina alle 8 per concludersi normalmente o a casa o a scuola tutte le sere. E che dire, non ultima l'esperienza del Covid che ha visto non solo me, ma anche quanti quest'anno andranno in pensione per gli ultimi mesi di servizio, ancora una volta imparare dall'esperienza lavorativa, un diverso modo di organizzare e di dirigere la scuola, perché poi ritengo che sia anche importante attraversare la propria carriera, il proprio lavoro e giungere fino alla fine con un entusiasmo immutato.
perché penso che uno anche degli aspetti fondamentali e una delle caratteristiche importanti che un dirigente scolastico ha e che diventa fondamentale nel contesto di un'istituzione scolastica è quella di dare ottimismo, trasmettere energia, positività, propositività. E quindi questa dimensione della progettualità senza la quale noi non potremmo andare avanti con tutte le difficoltà che questo percorso indubbiamente comporta. Io in questi anni ho visto profondamente cambiare e modificarsi il ruolo del dirigente scolastico, perché nella mia carriera, insomma, ci sono più anni di esperienza e di servizio come dirigente, inizialmente direttore didattico, poi preside, poi dirigente scolastico, di quanto io non ne abbia fatti come insegnante. E tante stagioni sono passate, diciamo, sotto i miei occhi attraverso la mia esperienza, quella nella quale da presidi siamo diventati dirigenti scolastici e nel tempo la scuola dell'autonomia indubbiamente ha cresciuto le nostre responsabilità, richiedendo sempre di più, richiedendo sempre maggiori competenze, maggiore impegno, maggiore lavoro e maggiore fatica. Sono comunque certa che la collega che mi sostituirà qui al liceo classico, che io conosco molto bene, che stimo e apprezzo, potrà continuare a sviluppare questo lavoro che è andato avanti in questi anni grazie alla squadra meravigliosa dell'Empedocle, che mi dispiace tanto lasciare sotto un profilo professionale e sotto un profilo umano, perché non c'è esperienza professionale che non si intessa e non si intessa appunto in un contesto di relazioni umane fatte appunto di sentimenti, di amicizia, di collaborazione e di tutto quello che non deve necessariamente trovare spazio in qualcosa di burocratico formale, ma che trova la sua vera dimensione in un incontro di anime tra le persone.